Bella ragazzi, bentornati qua su Democracy 4. Dobbiamo andare avanti di un turno subito, subito all'inizio del video, perché oggi andremo verso le elezioni, appunto, qui, le nostre seconde ed ultime elezioni in Corea del Sud. Vediamo un pochino come funziona. Allora, valutazione del credito peggiorata. Quello che dobbiamo fare. Noi è andare a completare l'ultima promessa elettorale, cioè donazione ai partiti, andandola a calare tantissimo. Così. Voilà. Potremmo anche aggiungere altre cose, eh? Ad esempio controllo dell'inquinamento, però non mi sembra una cosa buona. Oppure imposta donazioni aziendali, calato. Cosa succede se lo faccio? I capitalisti sono più felici. Quindi potrei anche farlo a questo, sinceramente. Questo qui, donazioni aziendali, vai un po'. Andiamo a fare questo fantastico. Perfetto, qualcosa. Voilà. Così adesso stiamo a vedere. No, non me lo vedrà nel prossimo turno. Dovrebbe andare bene. Questo cos'è? Congedo di maternità. Beh, questo va assolutamente. Cioè, passiamo da pochissimo a un casino. Quindi direi che per il congedo di maternità potremmo spendere tranquillamente un 100 miliardi. 100 miliardi per il congedo di maternità, secondo me ci può stare. In realtà non è troppo. Vai. Non abbiamo più punti, quindi andiamo avanti. Quanti turni ci rimangono? Ancora 5 turni, quindi probabilmente questo video non durerà neanche tantissimo, sinceramente. Credo poco più di 10 minuti, se riusciamo a farcelo durare. Vediamo un pochino. Allora, enorme uragano. Bene, questo non ci aiuta. Bene, compassionevole è calato ancora. Fulcro della campagna, beh, chiaramente. Potrebbe essere o salute o formazione scolastica, visto che sono molto alti. Oppure uguaglianza, visto che comunque siamo messi molto bene. Nei sondaggi, qui non mi dice nulla, quindi forse non siamo calati, siamo invece aumentati ulteriormente qui. Nei sondaggi siamo rimasti più o meno uguali. La nostra fulcro della campagna quindi è l'uguaglianza. Che non vedo. Abbiamo dei purtroppo piccoli problemini, ad esempio malattie respiratorie che sono proprio lì al pelo e andrebbero un po' abbassate. Il rimboschimento però non è che aiuta molto, eh. Allora, spese, cos'è che ci costa tanto? Le pensioni no. Più che altro sono le entrate che sono un po' forse bassine. L'imposta sul. Ma non alzerei troppo le imposte. Invece questa qui cos'è? Fattoria cittadina, questa qui è già al massimo. Qualche cosa magari in servizi pubblici. Oppure andare a lavorare ulteriormente sulla disoccupazione. Cos'è questo? A questo che non ci interessa. Andare a lavorare ulteriormente sulla disoccupazione cercando di abbassare l'automazione industriale. Ma la vedo difficile come cosa. Quindi più che altro cercherei di andare ad aumentare le sovvenzioni per l'agricoltura. Che mi abbassano notevolmente la disoccupazione e non costano neanche tanto. E il servizio sanitario statale già spendiamo tantissimo, quindi va bene così. Per questo turno è tutto, anche perché solo 3 punti non è che si possa fare molto. E adesso dobbiamo utilizzare tutti i punti che possiamo per i comizi, chiaramente. Quindi, allora, streamer,
cos'è? Streamer offre una canzone di compleanno. Cioè, una famosa streamer di internet si offre di cantare per te il giorno del tuo compleanno in pubblico. È conosciuta per i suoi vestiti succinti e le canzoni a tema per adulti, che la rendono molto popolare tra i giovani. Accettiamo l'offerta assolutamente. Cioè, d'altronde siamo in Corea, no? Che politica vuoi tu? Trasmissioni religiose pubbliche, ma sinceramente vattene a far culo. Cioè, te lo faccio, ma proprio, guarda, al minimo. A far culo. Che già mi sta sul cazzo questa cosa, va? Delle religioni. Stronzata. Comizi elettorali, dimmi che me ne è rimasto un po'. Non abbiamo più abbastanza punti. Ecco, bene, questo non doveva succedere. Perché noi abbiamo dai turnuvente, ok. Taglio preelettorale, meno 8%, quindi ci dà meno punti. Purtroppo non possiamo farci nulla, quindi dobbiamo per forza andare avanti per poter fare i comizi. Siamo entrati anche in crisi dei metalli rari. Per fortuna tra poco non ci sarò più io qui a lavorare. Esperienza, cos'è? Espansione abitativa. C'è carenza di casa nel nostro paese. Il governo è sotto pressione per allentare le leggi sulla pianificazione e consentire le costruzioni ai terreni della cintura verde, precedentemente limitati. Rilassiamoci un po' sulla pianificazione, va? Deficit è rimasto così. Le lezioni sono alle porte. Attualmente la strada migliore ha 11 milioni di iscritti. Il nostro numero di iscritti al partito supera notevolmente quello dell'altro in seconda posizione, quasi il doppio. Siamo messi molto bene anche nei sondaggi. Andrei a fare un pochino di. Quindi. Allora, chiaramente capitalisti su socialisti. Poi. Pensionati su giovani? Purtroppo sì. Minoranze etniche. Poi conservatori su liberali? In realtà preferirei di no. Però dipendenti statali su autonomi. Voilà. Andiamo un po' a vedere. Un po' benino, sì, dai. Questo speriamo meglio. Ma più o meno uguale. Un po' meglio in realtà in media. Questo abbastanza bene, ancora meglio. E l'ultimo secondo me sarà ovviamente quello che andrà meglio di tutti. Ovviamente. Abbastanza bene, dai, come. Per i nostri cari capitalisti, cosa potremmo fare? Sinceramente non saprei che altro fare. Che abbiamo qualcuno che dà fastidio? No, per niente. Per tutti, cosa posso fare per tutti? Libertà di stampa, già al massimo. Tassa sul tabacco, beh. Finanziamenti statali ai partiti. No. Cos'è questo? Agevolazioni fiscali per investimenti stranieri. Beh, un 200, un 2000 miliardi potremmo anche spendere, ma anche 2000 miliardi e mezzo. Vai. Voilà. Andiamo avanti. Per il nostro penultimo turno. Sperando di aver fatto bene a questo qui, di non perdere tutti i votanti alla fine, ma no, mi sembra tutto uguale, tutto uguale. Domanda da un donatore. Uno dei principali donatori del partito, vediamo un pochino, visualizza politica. Immissione di denaro, ma sei scemo. Cioè potremmo anche attuarla, ma aumenta l'inflazione e aumenta un po' i poveri. Cioè sinceramente. La trovo una grandissima cavolata, eh. Allora, farei i comizi chiaramente, quindi. Andiamo chiaramente sui capitalisti contro i socialisti. Ovviamente.
Poi andiamo sui pendolari, dipendenti statali e boom. Va bene così. Il primo è andato un po' così così al pelo, il secondo abbastanza bene e il terzo chiaramente è sempre il migliore di... Esatto, infatti, vedete. Molto buono, dai, ci sta, ci sta. Mi dicevano altro qui? Messaggio giornalatore, vabbè, lui è arrabbiato, ecco, perfetto. Proprio prima delle elezioni era rottura di cazzo, eh. Promesse elettorali non ne stiamo a fare, perché tanto al prossimo turno noi non ci siamo, il nostro partito continua a crescere. Aumenterei un po' fidato, perché qui altrimenti le elezioni rischiamo di andare un po' malino. Quindi vai. Perfetto. E anche compassionevole andrei ad aumentare un pochino se ci fosse uno che non costa troppo, ma non c'è. Quindi niente. Non ci resta che andare avanti all'ultimo turno che abbiamo a disposizione. O forse sono già le elezioni. Fa vedere un po'. Sono già le elezioni. Fidato più 27%. Potremmo provare una campagna neutrale, va? Ok. Ha fatto bene. Benissimo, la strategia della tua campagna sta piacendo agli elettori, aumentando l'impatto del costo della tua campagna del 10%. Spesa della campagna 37 milioni, costo campagna effettivo 41 milioni e 3 e 03. Siamo pronti a vedere come rivinciamo le elezioni e come io poi lascerò appunto il mio posto a qualcun altro nel partito? Secondo me, vi posso dire una cosa? Qui siamo tra il 70 e l'80% del mio partito. Il partito dell'unità assoluta, secondo me, un 10-15% lo prende. Il partito della libertà, secondo me, non prende niente. Un 1%, secondo me, tra l'1 e il 3%. Partiti minori, secondo me, in totale saranno sul 5%. E il restante, quello che rimane, un 7%, probabilmente saranno gli astenuti. Più ovviamente quelli che non potranno votare. Andiamo a vedere? Cosa vi ho detto? Cioè, cosa vi ho detto? 70-80%, 80 pulito, che è tantissimo. Vi avevo detto tra il 10 e il 15, 15%, tra l'1 e il 3, 1%. Partiti minori pensavo di più, invece no, ok, ho sbagliato. Invece qui più o meno, vedete, un 3,5% è giusto. Poi più un, purtroppo, privati del voto, un 7% di popolazione, 4 milioni, che comunque sarebbero stati probabilmente voti miei. Beh, direi che è andata molto bene, molto molto bene. Andiamo un pochino a vedere chi ci ha votato di più. Allora, socialisti. Hanno votato l'82% dei socialisti e la maggior parte ci ha votato. I pendolari ci hanno votato tantissimo, anche i liberali devo dire, i lavoratori autonomi ma tantissimo, i poveri anche, hanno votato tantissimo noi, gli agricoltori un po' meno, però comunque molto noi, i giovani hanno votato molto noi rispetto agli altri partiti, ma hanno votato poco più, cioè il 60% ha votato, quindi non molto più della metà, i capitalisti ci hanno votato bene, anche ce n'erano veramente molti di capitalisti, il 90%. Un 94% poi dei poveri c'era che ha votato, quindi tanta roba. I patrioti ci hanno votato molto. I religiosi non ci hanno votato per niente, 26% dei religiosi ci hanno votato. Ambientalisti classe media più o meno uguale, anche dipendenti statali. Minoranze etniche un po' meno, 61% ci ha votato e quasi un 90% di affluenza. I pensionati c'erano quasi tutti, 97% e un 72% ci ha votati. Automobilisti va abbastanza bene, i sindacalisti così così, benestanti tutto a posto, genitori benissimo, conservatori stranamente benissimo e tutti in generale, presenza 89%, percentuale di voto 74%. Andiamo a vedere i cambiamenti che abbiamo attuato dall'inizio della nostra campagna, dall'inizio del nostro governo. Abbiamo aumentato molto la parità dei sessi, più un 60%.
Abbiamo aumentato però purtroppo molto il prezzo dei metalli rari e le pensioni private. Il commercio internazionale è calato purtroppo e si è abbassata anche l'uguaglianza. Com'è possibile? È aumentata molto la durata della vita. La richiesta di petrolio è diminuita. Sono aumentate la forza della nostra valuta e l'aumento e l'automazione industriale. È calato il prezzo del petrolio. L'ambiente e il passaggio ad auto elettriche sono migliorati. Infatti ci sono state meno emissioni di CO2. Siamo riusciti ad aumentare il reddito elevato e il PIL, veramente tanto, il 23% del PIL è aumentato durante i nostri due mandati di governo. L'assistenza sanitaria privata è aumentata e anche l'industria delle telecomunicazioni. Abbiamo abbassato il consumo di alcol, il reddito scarso è aumentato, questo è molto buono, credo. Spero. Abbiamo abbassato la povertà. Ha aumentato la formazione scolastica, diminuito di un 16,91% il prezzo del cibo. Abbiamo aumentato le relazioni estere e la tecnologia, più di un 15%. Abbiamo abbassato la fornitura di petrolio e il divario di ricchezza generazionale di un quasi 15%. L'efficienza energetica è aumentata del 13,57%. La salute mentale è diminuita, purtroppo. Le diete vegetariane sono aumentate ed è purtroppo aumentata la disoccupazione. L'utilizzo della ferrovia si è abbassato, sono aumentati i salari. È diminuito l'utilizzo dell'autobus, è aumentata l'abitazione privata, l'utilizzo di valuta su internet e la popolazione è di un quasi 10%. Lo sviluppo umano è aumentato e si è abbassato di un quasi 10% la congestione del traffico, che non è per niente male, beneficenza è aumentata e la corruzione è diminuita. Richiesta sanitaria è aumentata, anche l'utilizzo dell'auto e l'investimento dei paesi esteri nel nostro. Siamo riusciti ad abbassare purtroppo la fiducia del business, non so com'è, di un 7%. Abbiamo abbassato del 5% le scuole private, aumentando quelle pubbliche. Il turismo è aumentato di un 5,3%. L'uso di tabacco e il crimine violento sono diminuiti di un più 4%. C'è stata un'inflazione che a parer mio è buona, perché comunque un 3,38% non è male, come appunto mette l'Europa sarebbe buono un 2% per i paesi europei. Comunque penso che per appunto la Corea del Sud un 3,38% non sia male, cioè poteva andarci peggio. Velocità di internet è aumentata, anche il trasporto aereo, l'immigrazione, quindi gente che esce, purtroppo è aumentata, il rito medio è aumentato, di pochino, però comunque è un po' aumentata. È aumentata anche se la settimana lavorativa, è diminuita l'immigrazione illegale, è aumentata la domanda di immigrazione, è diminuita la produttività di poco per fortuna ed è aumentata leggermente l'immigrazione. Questo non lo stiamo a vedere. Come bussola siamo partiti da essere inizialmente qua più o meno, quindi nella fascia dei leggermente conservatori, quindi diciamo che tra conservatori liberali è proprio molto alla pari, un po' più verso capitalisti. Siamo scesi ad essere più capitalisti e più liberali, vero? Direi che possiamo tranquillamente ritenerci soddisfatti e ritirarci gloriosamente. Vuoi giocare un altro mandato? No, ritirati gloriosamente. Benissimo, ragazzi. Anche questo episodio di Democracy 4 è terminato, siamo finalmente riusciti a fare un secondo mandato in un paese dopo un casino di volte che non ce la facevamo. Nel prossimo episodio inizieremo con un nuovo paese che sarà, se non sbaglio, dovrebbe essere la Germania, perché dopo la Corea, che ha 51 milioni di abitanti, c'è la Germania come numero di abitanti, 84 milioni, e poi ci sarà il Brasile, con più di 200 milioni di abitanti non sarà facile da gestire, ma se abbiamo gestito gli Stati Uniti, che in questo gioco sono il paese con più popolazione, gestiremo tranquillamente anche il Brasile, che è il secondo paese per popolazione in questo gioco. Comunque, nel prossimo episodio, Germania, ok? Quindi, io vi auguro una buona giornata e non mi resta che dire ciao a tutti!